ragazzi, ben ritornati sul mio canale e oggi siamo qui su Lego Jurassic World. Ok ragazzi, cioè Lego Jurassic World, raga, wow, ragazzi mi dispiace se non vi ho portato la prima parte, ma era abbastanza noioso, hanno notato. Ma sì, oggi siamo su Lego Jurassic World. Ok, grazie di avermi dato... Ti puoi levare? Vabbè, non può levarsi perché sta facendo lui a quanto pare. E va bene. Spacchiamo questi blocchi. Vediamo questo. Ah, possiamo costruire. Perfetto. Vediamo cosa costruiamo. Una cosa. Va bene. E cosa dovrebbe essere? Ah, qui? Ok. Ragazzi, spero che questa serie vi piaccia. Oh, grazie, molto gentile. Chi può costruire? Ah, sempre lui. E la donna non fa niente! Ah, alle donne non piace questo. Infatti ora mi ricordavo, infatti le donne possono fare questa cosa bellissima. Okay. Possiamo costruire una scaletta per il nostro caro genio e ora possiamo salire e vedere cosa c'è di bello qui. Io spacco perché è bello spaccare le cose, la toilette dei maschi, la spacchiamo, questa delle femmine non la spacchiamo, anzi sì, la spacchiamo perché è bello. Ok, allora, i cactus pure devono morire. Ok, allora, vediamo un po'. Non c'è niente, bellissimo. Bene, cosa ci dovrei fare qui? Me lo spieghi? Va bene. Abbiamo costruito il primo osso. Scusa, ma il cornuto è ancora rimasto lì, no, eh? No che venga ad aiutare la donna, no. I maschi sono tutti sempre così. Bene. E qui non possiamo andare. Non possiamo farlo. Cioè, pensavo che era messo così. Infatti. Non c'è niente. Mi scusi, ma qui cosa dovrebbe servire? Ti levi? Una cosa da fare. Come un mezzo parcheggio. Ah, lo sento, c'è un velociraptor proprio qui sotto. Sì, ho fatto. Ma insomma, era lì. C'ero quasi. Voglio un riconoscimento parziale. È praticamente mio. State zitto! È mio! Ah, c'è pure l'altro, perfetto. Ok, facciamo una scaletta per il nostro genio. Genio del male. Ci posso arrivare? Hai bloccato lì? Bravo, fai attenzione. Sei scemo! Va bene! Ok. Ce l'abbiamo fatta. Un artiglio retrattile di 15 cm molto affilato sul dito centrale. Artiglio di raptor sbloccato. Bello! Che bello! C'è un bimbo lì. Io li ho. Un altro tentativo e lui ha detto io li odio. Mamma mia, che uomo che vuole sapere tutto proprio. Un uomo che vuole che proprio sa trattare pure bene le donne, si vede. E che odia molte cose, quindi fantastico. Ok, ci sono arrivati. Non lo so cosa sia, però credo. Forse era. Forza, signore! Le donne non aspettano! Mi arrendo.
Guarda chi sta parlando. Lo facci tu? Fai attenzione, quella bomba viene con te. Sì, faccio proprio attenzione, figliolo. Non ho capito, vabbè. Lascia perdere, figliolo. Ok. Dove siamo qui? Ah, sì. Lego Jurassic World. Ecco perché sei caduto, Dave. Non c'era il manubrio. Qui non ci possiamo andare. Attacchiamo un po' di blocchi. No, niente. Beh, qui c'è una ruota. Infatti. Un po' di roba. Ah, qui c'era una pure un'altra gomma, vabbè, questo non importa. Cosa? Perché hai tirato fuori la gomma? Ah, ok. Alleluia! Sì, che bello! Distruggere roba. Okay. E lo mettiamo qui. Ma non è una macchina! Ma che cos'è? Arrivo! Sembra un tacchino alto 1,80 m. Un tacchino. Vabbè, salve! Vecchietto, lo so chi sei, però oi, ma dove va? Va là dentro. Ma dobbiamo andarci pure noi. Vabbè, io ci vado. Spero che c'è una via dove... per cui vai. Oh, che cavolo. Ciao, io vado dal vecchietto. Infatti ci sono ok, si può entrare. Lei chi crede di essere? John Hammond. Ho un'isola. Una specie di riserva biologica. È spettacolare, non ho badato a spese. Le nostre attrazioni faranno impazzire i bambini. Se riuscissi a persuadervi a firmare una perizia sul parco, potrei rimettermi a galla. Che razza di parco è il suo? Diciamo che è materia vostra. E così voi due scavate dinosauri? Ci proviamo. Avete l'abitudine al professor Malcolm. Soffre di un deplorevole eccesso di personalità, specialmente per un matematico. Causologo per l'esattezza. Sicuramente. Comunque ragazzi, spero che